tutti, cari amici. In realtà vi ho già fatto il video per parlare della prima serata di WrestleMania 36, però purtroppo non me lo riuscivo a caricare su YouTube. Ci ho provato anche qui su Facebook, ma niente. Allora ho detto faccio una diretta, solo che vado un po' a memoria senza avere davanti da Wikipedia la card della Kermesse. Allora, sicuramente questa edizione di WrestleMania 36, che la prima parte è stata consegnata agli archivi, passerà alla storia, anche perché comunque lo show è stato registrato praticamente una decina di giorni fa circa, quindi montatori, produttori di editor video e montaggio hanno avuto tutto il tempo per, diciamo, migliorare il servizio video. Secondo me, una prima serata molto, molto positiva, nonostante i lottatori e tutti quanti comunque hanno affrontato sia le ultime puntate di Raw, SmackDown, NXT e soprattutto WrestleMania in uno stato totale di emergenza coronavirus, anche perché è stata la prima edizione storica di WrestleMania senza pubblico, al centro di allenamento, al performance center e soprattutto pre-registrata e non in diretta. Allora andiamo un po', vado un po' a memoria. Nel pre-show che è andato in onda proprio alla scoccare della mezzanotte di oggi, domenica 5 aprile, in diretta gratis, free sul canale ufficiale YouTube della WWE, Cesaro ha battuto Drew Gulak in un match breve, pochi minuti. Nello show principale, se non mi sbaglio, è stato aperto da le Kabuki Warriors, Asuka e Kairi Sane, che hanno difeso le cinture di coppia femminile di categoria della federazione, al cospetto di Alexa Bliss e Nikki Cross, e queste ultime, ovviamente con grande difficoltà, ce l'hanno fatta. Si sono laureate nuove campionesse di coppia di categoria. Poi Braun Strowman, che è stato il sostituto di Roman Reigns per affrontare Goldberg per il titolo universale, in poco più di 2 minuti, in un match a suon di mosse finali, spear e quant'altro, è riuscito a battere, quindi diventando il nuovo campione universale di SmackDown, Braun Strowman. Speriamo che sia un regno stimolato da un senso ovviamente di agonismo e quant'altro. Poi vediamo. Ah, sì, Elias finalmente ce l'ha fatta. Ha battuto King Corbin. Bel match anche quello. Invece, una nota dolente per Sami Zayn contro Daniel Bryan. Non tanto per Daniel Bryan, ma soprattutto per Sami Zayn, che praticamente scappava qui e lì. Alla fine, grazie all'aiuto anche di Cesaro e Shinsuke Nakamura, è riuscito diciamo, a confermare il suo regno titolato da campione intercontinentale. Ovviamente c'è da dire però che c'erano un po' le premesse di questa corsa, considerando che la faccia da capra Daniel Bryan molto presto si prenderà una pausa per dedicarsi alla sua famiglia, in particolare alla moglie Brie Bella, per il quale aspetta il secondo figlio genito. Quindi auguri a Daniel Bryan e a Brie Bella. Kevin Owens contro Seth Rollins, che praticamente è stato un doppio match, perché praticamente aveva vinto Seth Rollins per squalifica. Poi invece, ha detto Kevin Owens, dice: "Dai, su, è WrestleMania, non possiamo
trattare i fan così, quindi si sono riaffrontati in un match senza squalifiche, dove Kevin Owens ha avuto, ed era giusto così, il suo WrestleMania moment, buttandosi dal logo di WrestleMania e quindi fracassando Seth Rollins sulle balaustre. Quindi Kevin Owens ha vinto contro Seth Rollins. Poi che altro c'è stato? Vabbè, sicuramente il main event della serata, Undertaker contro AJ Styles, che secondo me è stato montato con dovizia e quant'altro. Praticamente è stata più di mezz'ora abbondante, potremmo dire, di film dell'horror, un thriller, diciamo, con Undertaker che ha un po' abbandonato le vesti del becchino, quasi ritornando a sfoderare un personaggio che ha affrontato nei primi anni 2000, l'American Badass, con diciamo tipo, no, il cappellino, diciamo, è una bandana sì sulla testa, quindi, e alla fine addirittura ci hanno fatto credere come AJ Styles era pronto lì a buttare nella fossa, anzi l'aveva buttato nella fossa Undertaker. Ma in realtà, grazie appunto, come ho detto, al lavoro straordinario del montaggio, è stato proprio Undertaker ad avere la meglio su AJ Styles, un main event straordinario. Ah, poi da non dimenticare la vittoria del titolo 24/7/7-Eleven di Mojo Rawley, che praticamente era in una zona lì del Performance Center insieme all'ospite speciale di questa edizione di WrestleMania di Rob Gronkowski. Sono stati ospitati tutti e due da Art Truth, che appunto ha fatto una comparsa, però gli è costata cara appunto perché il grande Mojo per l'ennesima volta riconquista il titolo 24/7. Quindi, allora, abbiamo detto di Alexa Bliss e Nikki Cross, abbiamo detto di Kevin Owens, abbiamo detto di, ah sì, manca adesso, ricordo, manca l'Ladder Match, che non è stato più 2 contro 2 contro 2, ma è stato 1 contro 1 contro 1, con protagonisti, mi pare, Jimmy Uso, Kofi Kingston e John Morrison, però finale del match abbastanza, potremmo dire, simpatico, perché praticamente Kofi Kingston e Jimmy Uso avevano in mano il gancio dove erano appese le due cinture, ma a staccare effettivamente le cinture è stato John Morrison, che quindi lui e il suo compagno The Miz si sono confermati campioni di coppia. Bene, prima di chiudere la diretta volevo dire che tramite sicuramente YouTube o Dailymotion, diciamo che potete comunque recuperare WrestleMania o ancora in maniera effettivamente legale, iscrivendovi al WWE Network, magari così per un mesetto, poi anziché pagare la tariffa vi disdite tutto e basta. Quindi, essendo che abbiamo fatto, purtroppo sono stato costretto a fare questa diretta parlando di WrestleMania. Direi che appunto non ci sarà un'altra diretta nel pomeriggio. Spero che questo video, che riuscirò a recuperare, di postarlo anche su YouTube. Quindi direi prima serata abbastanza godibile e bella, main event straordinario tra The Undertaker e AJ Styles.
Ora aspettiamo gli altri 9 match nella notte tra oggi e domani, ovviamente già preregistrati. Ah sì, mannaggia, adesso mi sono ricordato un altro match, Becky Lynch contro Shayna Baszler per il titolo femminile di Raw, dove Becky Lynch ha difeso con successo la cintura. Devo dire che sono rimasto un po' sorpreso però da Shayna Baszler, perché ho notato comunque giustamente che si è mangiata tutta la situazione, anche se ha lottato con dovizia, solo che bisogna capire adesso se sarà finita tra la regina di picche e la birraiola Becky Lynch la rivalità o andrà avanti. Soprattutto noi sappiamo al momento che il Raw di domani, lunedì 6 aprile, è NXT dell'8 aprile, sono già preregistrati. Non sappiamo per SmackDown non mi ricordo, del 9, del 10, insomma, della settimana che inizia domani. E soprattutto credo che a breve, questione di ore, sapremo effettivamente il destino futuro della WWE, se continuerà a mandare in onda, come di consueti, i suoi programmi, oppure farà affidamento al numerosissimo materiale d'archivio a cui ha a disposizione. Bene, io ho concluso per questa diretta. Quindi mi raccomando, se non l'avete vista WrestleMania, andate a recuperare o la versione integrale o il riassunto da YouTube da Dailymotion. Che altro dirvi? Per chi può, perdetevi il pre-show della seconda serata, quindi allo scoccare della mezzanotte di lunedì, di domani 6 aprile. E domani ci vedremo, forse può darsi, farò alla stessa maniera, con diretta su Facebook, per parlare della seconda serata e fare un riassunto, cioè dare una sorta di pensiero completo. Comunque ho detto, molto contento di questa prima serata e niente, attendiamo di vedere la seconda e poi facciamo il punto della situazione, dove ricordo comunque che nella notte tra oggi e domani vedremo altri grandi match, come per esempio The Fiend e John Cena contro Bray Wyatt, Edge contro Randy Orton, Brock Lesnar contro Drew McIntyre, Rhea Ripley contro Charlotte. Poi c'è anche qualche altro, quello per i titoli di coppia di Raw, Street Profits contro Angel Garza e Austin Theory. Quindi avremo altre ore da divertirsi, considerando che comunque lo show principale della prima serata è durato più o meno quasi 3 ore, più diciamo l'oretta di pre-show, più o meno 4 ore in tutto nella prima serata, può darsi che la seconda sarà più o meno lo stesso, però ovviamente diviso in 2 giorni la cosa è più, uno se la può godere di più. Bene, grazie a tutti, mi raccomando, soprattutto buona giornata e buona domenica delle Palme a tutti voi. Proverò a caricare questa diretta anche in differita su YouTube, sperando. Se non ce la faccio, ci proverò domani. E poi domani ho detto la diretta sul mio profilo per parlare della seconda serata di WrestleMania 36 anno 2020. Grazie a tutti, buon proseguimento di giornata, di domenica, e di nuovo buona domenica delle Palme a tutti. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao!